Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video, chiacchiericcio anche oggi. Sono mancata da un bel po', ma finalmente sono rientrata per fare altri video, chiacchiericci delle mie giornate. Allora, siccome sono raffreddata, ho preso una bella influenza abbastanza pesante, ma ho voglia. Ops, scusate, oddio mio. Allora, dicevo, ho voglia di... Aspettate un attimo perché qua non è messa bene la telecamera. Allora, telecamera a posto perché altrimenti non sapevo come potervi piazzare bene. Perché registro col telefono nuovo, quindi ho bisogno di una telecamera che mi faccia bene tutto. Comunque, nulla. Vi dicevo, ho un'influenza bella tosta, bella pesante, quindi però mi andava lo stesso di fare video, anche non stando molto bene. Ogni due per tre, ripeto, apro la tosse. Se mi sentite appunto con la voce nasale, per questo motivo. Se ogni tanto vedrete che stoppo ogni due per tre il video, è perché mia nonna mi chiama, perché anche lei è bella influenzata come me. Siamo tutte e due influenzate. Non so se l'ho scritto su YouTube nel post community, però è così. Siamo tutte e due belle messe. Volevo stare appunto con mia nonna, ma ho detto mi dedico uno spazio tutto per me e anche per le mie amiche di YouTube. Sì, lo so, non è una buona idea registrare quando uno sta male, ma ribadisco, non mi piace a me lasciarvi a vuoto nel mio canale YouTube. Quindi ho detto, perché non munirsi di telefonino e registrare qualche video ogni tanto? Perché a me fa piacere fare questi video così chiacchiericci, che so che piacciono anche a voi. E niente, alla fine ho detto, registro, non se ne parla più. Alla fine registrerò qualche altro video su Instagram, vediamo come va a finire. E nulla. Quindi, come vi va? Spero bene. Non ve l'ho ancora chiesto, io già ve l'ho detto, non ho nulla da più da che dirvi, anticiparvi, perché nei prossimi video vi saranno sempre video così, chiacchiericcio. A meno che non ho deciso, non, scusate, non decido anche di fare video di pulizie o video così tranquilli, come si può dire, per non dire parole che non mi appartengono. Voi direte perché parole dici a volte, vabbè, ogni tanto mi è uscita la parola sciallo, ma non mi piace dire quella parola, non che la odio, perché l'odio non si deve dire, anzi a me non mi piace, anche se a volte dico che certe parole non mi piacciono, ma questo è quanto. Comunque, sì, lo so, a volte quello che dico non ha senso, perché devo avere un senso logico, un discorso logico di ciò che si dice su YouTube. È vero, avete ragione, ma io non sono né una professoressa di nulla, non sono, sono solamente una ragazza, semplice ragazza che fa video su YouTube, e quindi di conseguenza mi pigliate per quella che sono, e nulla. Poi, cos'altro dirvi? Nel prossimo video ci sarà un video un po', tra virgolette, strano, perché non ve l'ho mai detto. Molti dicono, ma è vero che tu sei così, eccola? In alcuni ambiti sì, è vero, sono un po' curiosa, un po' strana di comportamenti, ma con questo non me ne faccio la colpa, ci convivo lo stesso, diciamoci la verità. E niente, scusate se mi vedete carezzarmi continuamente la testa alla Vittorio Sgarbi. Sì, alla Vittorio Sgarbi, perché ho questo vizio, ogni tanto qualche mosca mi viene su, quindi mi devo per forza fare questa mossa a Vittorio Sgarbi, ma non mi preoccupate, non mi sento come lui. È così, ragazzi, non mi sento come lui, non mi interessa neanche essere come lui, però lo ammiro, lo stimo, tutto quello che volete voi. Ma sinceramente non mi interessa di essere come Vittorio Sgarbi. Nulla, ciao Vittorio, se vedrai questo video non credo, ma se vedi questo video ciao, ti saluto. E nulla, cosa vi racconto di bello? In questi giorni non ho fatto altro che fare pulizie su pulizie estreme. Ce la farò, scusate un attimo.
Vi dicevo, ho pulito un attimo da questa parte qui, dove voi non vedete, non faccio né screen né nulla, però vi dico, ho pulito qui di fronte al mio comò, di fronte al mio letto, c'è il comò, sulla postazione trucco dove c'è il mio computer e lì dove c'è la televisione. Poi da una parte, qui dove io risiedo, dove dormo io, qua al comodino. Poi anche di lato, ovvero dietro le mie spalle. Sì, lo so che vedete tutto scombussolato perché ho appena finito di sistemare, ma non ho quel quadro che vedete lì alle mie spalle. Non mi sono sentita di volerlo rialzare, va bene, raga. Piccole cose che non servono a niente, comunque. Dettagli, dai, passatemela. Poi qua mi ho rifatto il letto, come potete vedere, perché visto che non mi piaceva il letto disfatto, l'ho voluto rifare. E a parte i tappeti li ho portati a sbattere, li ho sbattuti bene perché così almeno prendono un po' d'aria, ma non solo, oltre a prendere aria, ho tolto tutta la polvere che c'era. Ah, prima cosa, ci tengo a precisare che ovviamente non ho, come dire, non ho l'aspirapolvere, quindi di conseguenza mi arrangio con la scopa per spazzare bene i tappeti e togliere tutte le schifezzuole, gli acari che c'hanno i miei tappeti. Aspetta. E di conseguenza, ovviamente, ogni volta che io spazzo e spolvero per terra, un po' scuoto lo straccetto, vabbè, lo straccio in quello che avete voi in microfibra, ma io ce l'ho fatta dai miei straccetti, dalle lenzuola avanzate e straconsumate di tutti gli straccetti che ho. Comunque, ogni straccio che avanza io lo prendo per spolverare perché non mi va di comprare. Sì, avete capito bene, a ogni prezzo. Come no, prezzo? Che sto dicendo? Ogni pezzo del singolo prodotto della casa che io consumo lo riciclo per spolverare casa. Eh sì, ragazzi, non mi va di stare sempre comprando o un pezzo scusate, come dire, come si chiamano quegli asciugamanini? No, asciugamanini. Quelli, non mi viene a mente adesso il termine giusto, esatto. Sì, vabbè, ci siamo capiti. Con gli straccetti microfibra, con le spugne, ecco, bravissime microfibra, non mi viene in mente, brava Melanie, finalmente ce l'hai fatta. Con le spugne microfibra per pulire e cambiare ogni volta che si pulisce o si asciuga mentre si lava e tutto quanto sulle superfici del bagno, della cucina, quelle che del proprio angolo di casa, le spugne a microfibre. Vi stavo dicendo, scusate se oggi è un video un po' confuso, ma è andato un bel po' che registro e quindi che non registravo, quindi ho deciso di fare un video così, come viene. Passatemi, ma c'è stato un po' di noia con questo raffreddore, ma almeno mi ho goduto sia la mia famiglia che anche mia nonna in primis. Quindi passatemi un po' di questo video così. Così noioso, però ci voleva, ragazzi, passatemela. Poi se riesco domani o anche stasera, se ne farò altri, ma non credo, mai dire mai. Quindi alla fine sono riuscita a sistemare un po' tutto, a resettare un po' tutto, ma io dico, da persona un poco strana, qualche cosa di disordine c'è di nuovo su questo comodino, quindi non dico cos'è perché non è bello da sentire, ma ho gli straccetti tutti nel mio nasetto lì. Sì, lo so, è poco bello da sentire, da dirsi, ma siccome ogni 2x3 mi devo soffiare il naso, dove poggio tutta la roba per soffiare il naso, la butto nell'immondizia o poi ne riprelevo dell'altra per soffiarmi e poi poggio sul comodino. Non è bello né da vedere e neanche da sentire, ma è così. Voi non la vedete, ma è qua, lo vedo io a pochi metri di distanza. E nulla, vi stavo dicendo che oggi appunto ho voluto dedicarmi un po' di più a
pulire sia la cucina, la sala, l'ho già rastrellata, come si dice. Sì, ho spazzato, ho dato una pulita bene bene sulla tavola della sala, che avete già visto in un video home tour quello della mia casa, e poi ho pulito anche sulla tavola della cucina, la cucina dove, quella, vabbè, sempre ritorno, mi aggancio al video della home tour. E poi mi ho lavato i piatti come giusto che sia, tranne che adesso, ma se non l'ha fatto io, non lo farò io, penso. Il resto invece, nulla. Ho spolverato, ve l'ho detto che ho spolverato lì, sì. No, sto indicando verso la mia postazione di trucco barra computer. Poi di là ho pulito anche sul comò. E vabbè, ragazzi, tutte cose che si fanno in una normale casa. E niente. Poi. Lì dovrò pulire la mia casa. Sì, la mia casa. Vabbè, ovvio. La mia finestra da quella parte lì. Sì, vedete il telecomando perché mi va a accendere la televisione, ma non lo accendo perché sennò YouTube è copyright. E no, e non si può. Che capelli sparati che ho, mamma mia, terribile sono. Scusate ancora per la voce nasale, ma quella che... Poi, cos'altro dirvi? Sì, qua ci vuole l'esorcista con questo... voce che ho io, sperando che non si senta troppo sta voce inquietante, vabbè. Cos'altro volevo dirvi? Ah, sto prendendo alcuni antibiotici, ragazze, se non lo sapete, perché, eh sì, se ve l'ho detto vuol dire che lo sapete, ma vabbè. Sto prendendo parecchi antibiotici, non vi dico quali perché anche lì vi dico ci vuole sempre la guida e la visita soprattutto del vostro medico di base di fiducia. E poi anche uno sciroppo bello balsamico me l'hanno dato in farmacia, sempre sotto prescrizione del medico, almeno credo che sia, vabbè, l'ho chiesto anche il consiglio del farmacista, però è sempre meglio affidate al vostro medico, già ve lo dico, per qualsiasi cosa voi abbiate, malore, gola, eccetera. Ho fatto anche il tampone, ragazze, perché andava fatto per sapere se avevo preso il virus o meno. In realtà è risultato negativo. Quindi cosa vuol dire quando è negativo? Che non l'ho preso. E vai, che bello, sì. Sì, perché sono troppo contenta. Quando è negativo vuol dire che sono stata attenta, ma abbastanza attenta. Direi che mi ha aiutato questa cosa perché veramente era una cosa che non, vabbè, non lo auguro neanche il mio peggior nemico di prendere il virus. No, 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 no. Scusate se vi faccio questa stupida premessa, ma state attente e attenti a quello che fate. E dove andate, chi frequentate, eccetera. Non c'è bisogno che ve lo dico io, ma è così, ragazze. Anche se non vi vaccinate, vabbè, però igienizzazione delle mani, prima cosa, e mascherina. Se non ve la mettete, se non ve la, se non ve la aiuto, volete mettere, non importa, però almeno metro di distanza e siete a posto, almeno un metro o più di distanza e siete a posto. Se non vi sentite tra di voi che parlate, vi alzate la voce. Voi direte: ma come cazzo a alzare la voce? Non posso, come fosse al mercato. Chi se ne importa, ragazze? La fate, la alzate di più la voce perché tanto, ragazzi, oggigiorno chi è che non vi alza? Chi è che non si sgola di fronte al proprio amico o amica? O di fronte, vabbè, io dico cavolata, adesso sto dicendo una castroneria, ma raga, è importante salvaguardarsi la salute. Poi fate un po' come vi pare. Sta a voi la scelta di salvarvi da questo pericolo virus o meno. E nulla, ragazze, altro cosa devo dirvi? L'abbigliamento che vedete oggi è questo. Aspettate che vi faccio vedere un po'. Vedete? Sono vestita così perché oggi il telefono è completamente
storto, boh, vabbè. Comunque, questo è il mio abbigliamento. La maglia è per stare in casa, ovviamente, ma non l'ho solo uscita qualche volta, ma ho uscito anche i pantaloni. Questi adesso non li esco più, non esco neanche più il pantalone perché è un pantaleggings per stare in casa. Tra l'altro è pure bucato, non ha coscia, quindi vabbè, no comment, no comment. Il resto, cosa dirvi? Sono in pantofole, quindi tutta a casa riccia time. E nulla, a parte la coda che fa veramente pietà, ma vabbè. Scusate, ragazze, ve l'ho detto ogni tot di volta devo interrompere la registrazione perché rumori un po' che non sono adegui al video, sincrono col video, quindi devo per forza tappare un attimo il. Se non è che metto qualche musichetta, metto qualche musichetta, vediamo se riesco perché sono ancora un po'. Io mi sono vista, ho un po' di occhio critico da quando sto per maturare i miei 33 anni, sì, questo ottobre. Ebbene sì, mi sono accorta che con le dita sono un po' una schifezza, però ci sto riuscendo, piano piano. Non mi disdegno, anche se l'editing non è perfetto, ma non è neanche così brutto da vedere. Devo solo imparare a fare dei buoni editing. La registrazione è perfetta, la luce non tanto, ma chi se ne è alla fine. Importante, che cosa è importante se riesco a parlare, perché quando mai io posso parlare bene? Per carità, sti cavoli. E nulla. Dunque, vi dicevo, l'editing è quasi perfetto, tranne una cosa, tranne. Quando apro un discorso e lo finisco, sono varie le volte, perché non è sempre che riesco a finire un discorso ben dettagliato, bello semplice. E più delle volte ci giro intorno e lo sapete bene anche voi, non lo faccio apposta, però ammetto e confermo e riconfermo è un po' anche l'emozione, perché quando io sono emozionata tante volte di fronte alla telecamera, a volte mi blocco come facevo gli anni passati, cioè all'inizio del mio secondo canale YouTube, cioè quello che avevo il primo, che avevo oltre la soglia di 1000 iscritti. Adesso per fortuna sto riuscendo un po' a migliorare il mio modo di più o meno migliorare, si fa per dire tra virgolette, anche lì aggiungo, a migliorare di più il mio modo di esprimermi e soprattutto a lasciarmi andare quando parlo con voi e via discorrendo. Non è sempre perché ribadisco, a volte mi emoziono, anche se sono di fronte alla telecamera, mi vedo solo io perché registro col telefono. Ma se fosse di fronte alla gente dovrei almeno sapere dire quattro parole in croce. Tante volte mi chiudo a me. Dico, per esempio, se incontro una di voi, se dovessi, scusate, dico, incontrare una di voi, sei Melania? Io dico, più o meno, no, senza più o meno. Sì, però lo dico in un modo più, come dire. Sì, sono io, come hai fatto a riconoscermi? Cioè, è vero, non lo so, vabbè, comunque, vi sto dicendo una cosa che può essere vera, che tante. No, è vera, perché io di fronte alla telecamera sono una persona un po'. Vabbè. Dal vivo, invece, vabbè, lasciamo perdere, perché sì, mi emoziono di fronte alla gente che mi conosce sia nella vita reale o anche su YouTube, per esempio, sono un po'. Boh, non so neanche io come cosa dire perché sì, mi fa piacere parlare con voi, mi dà quell'input, come suol dire, sì, quell'input in più per quella motivo in più per stare in compagnia vostra, ma se invece devo. Che ne so, parlare di altre cose più
più delicate, allora lì sono un po' più restia, devo aspettare un po'. Non so se mi sono spiegata, non credo. Allora, punto primo, quando sono nella vita reale sono più alla mano, non che non lo sia anche in telecamera quando parlo con voi, ma se sono di fronte a una telecamera mi emoziono, soprattutto se c'è gente che da una parte o dall'altra di fronte a me mi dice fai questo, fai quell'altro, fai vedere così, fai vedere colà. Non mi innervosisco, per carità, no, però mi vergogno un po', non lo so perché, specialmente se mi conosce di vista, tipo ragazze della mia stessa città che mi conoscono di vista, se mi vedono girare con un cellulare o quel che è, un po' mi vergogno, ma da una parte penso, ma sì, dai, quelle magari mi guardano e basta su YouTube, però ho una certa timidezza, dai, diciamoci la verità. Sempre timida rimango. Non ci posso fare niente, ragazze. Quella timidezza che mi è rimasta quando ero ragazzina. Chi è che quando è ragazzina un po' di timidezza non ce l'ha? Ma anche quando ha superato la maggiore età. Cioè, ovvero, allora, se un ragazzino poi diventa una donna o un uomo adulto, un po' di timidezza ti rimane sempre, dipende dalla situazione in cui ti trovi. Diciamoci la verità, ragazze e ragazzi, non è sempre così. A volte la maturità c'è in certe cose, se invece ti rimane quel poco, vabbè. Ci siamo capiti, ragazze, aspettate un secondo. Allora, ragazzi, il video termina qui perché mia nonna tra poco sta accendendo la spirapa per pulire la stufa pellet. Noi ci vediamo nel prossimo video quando avrà terminato, bravissima, la stufa pellet. Bacio, mettete like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao, a presto, scusate, ma con il rumore di fondo non è bello da sentire. Ciao!